categoria youth. Partiti. Prende l'iniziativa Merola, ma risponde Caravello. Bello il jab da parte di Caravello, che ancora prova la combinazione. Caravello più alto, attenzione all'1-2 da parte di Merola, attenzione all'incrocio da parte di Merola, che entra però con l'interno del guanto, infatti viene subito richiamato da parte dell'arbitro. Attenzione al gancio sinistro da parte di Merola. Combinazione di Caravello 1-2 che si spegne nella guardia di Merola. Prende ancora l'iniziativa Caravello, che lo porta alle corde, cerca di tenerla a distanza. Bell'incrocio da parte dei due. Viene invitata di non spingere. Ancora entra il bel sinistro, seguito poi dal destro in conclusione. Prende l'iniziativa Merola, ma si spegne. Attenzione al destro in conclusione da parte. Bello colpo al corpo montanti da parte di Caravello, che sta martellando Merola. Ancora prende l'iniziativa Merola. Attenzione al colpo. Bello il colpo al fegato da parte di Caravello. Merola riesce comunque a incassare il colpo. Bel montante. Colpi pesanti quelli di Caravello. Però riesce comunque a impattare molto bene Merola. Ancora attenzione, prende sempre il centro del ring Caravello. Ancora colpo montante da parte di Caravello, che sta vuole lavorarlo ancora, lo sta bombardando. Attenzione, prova a reagire comunque Merola. È fine della prima ripresa. Guardiamo. Caravello beniamino di casa, sta facendo un ottimo lavoro, ma Merola non demorde, dimostra il suo spirito guerriero. Colpi veramente pesanti al fianco da parte di Merola, da parte di Caravello. Però bisogna ammettere che Merola è riuscita ad incassare delle vere e proprie bombe. Siamo pronti per il secondo round. Partiti! E la seconda ripresa. Ricordiamo Caravello angolo rosso, Merola angolo blu. Prende. Attenzione al gancio sinistro da parte di Caravello. Attenzione, l'arbitro chiama lo stop. Due atleti forse non hanno sentito lo stop. Prova ad andare al corpo Merola. Combinazione da parte di Merola, ma Caravello l'accetta ben volentieri, anzi lo sfida. E poi reagisce. Alza le mani. Ancora Merola che prende l'iniziativa, ma Caravello indietreggia. Ecco il destro che si spegne
di Caravello sul viso di Merola. Adesso i due accorciano le distanze e si sfidano proprio con i colpi, a chi colpisce più in maniera più forte, più potente. Poi prova l'iniziativa Caravello, ma Merola riesce a schivare. Attenzione al destro da parte di Caravello, e viene contato Merola perché ha piegato le gambe. Un destro molto potente quello di Caravello. Adesso è Merola che prende l'iniziativa. Ancora sinistro destro da parte di Caravello. Attenzione, ancora il destro da parte, entra sempre questo destro da parte di Caravello, ha trovato la sua strada. Ora va al corpo, ha cambiato addirittura guardia Caravello, in guardia, si mette in guardia Mancino. Aia, attenzione, troppa foga da parte di Caravello che colpisce dopo lo stop. Peccato, perché aveva ottenuto il conteggio. Troppa foga probabilmente. Ma adesso è Merola che prende il centro del ring. Ui, attenzione al gancio sinistro da parte di Merola, il quale adesso prova ad attaccare ma subisce l'attacco da parte, un altro destro da parte di Caravello, e finisce la seconda ripresa. Grande match da parte di Caravello, peccato per quel richiamo ottenuto da parte dell'arbitro, che si è fatto un attimino prendere la mano, davvero davvero un vero peccato. Comunque Merola sta incassando colpi pesanti, però riesce comunque a dimostrare, a reagire ai colpi di Caravello, il quale ha fatto un bel po' di combinazione al corpo molto molto pesanti, e soprattutto il suo destro più di una volta si è spento sul viso di Merola. Infatti, probabilmente gli angoli, l'angolo di Merola li stanno invitando a terza ed ultima ripresa tra Caravello contro Merola, angolo blu. Ui, schiva e poi rientra Caravello. Ora entrambi provano, entra subito col destro, attenzione al gancio sinistro da parte di Caravello, colpi davvero pesanti, colpi molto molto pesanti, e lo porta alle corde Caravello. Adesso prende l'iniziativa Merola, subisce un diretto sinistro Merola, che fa indietreggiare la testa, ma ripeto, riesce ad assorbire in maniera incredibile colpi davvero pesanti. Prova a prendere l'iniziativa Caravello, ma si abbracciano i due. Ancora sinistro destro, prende l'iniziativa adesso Merola, però sta spendendo e sta subendo davvero tanto Merola, quindi i colpi cominciano ad essere più molto incisivi. Attenzione, prova a muoversi, abbassa la guardia Merola, può essere pericoloso perché Caravello è molto preciso e pesante con i colpi. Ui! Ora comincia a sbracciare un po' tanto Caravello, ma si sente sicuro di sé, comincia a martellarlo alle corde.
Oh, bella combinazione da parte di Caravello. Destro pesantissimo, quello è Caravello che adesso entra un gancio sinistro. Combinazione di 1-2. Ui, subisce i colpi di Merola non potentissimi, che però portano punti alla card di Merola. Chiaramente hanno speso bello il destro in sbilanciamento da parte di Merola. Adesso Caravello va sempre al corpo. Ancora avanza Caravello con colpi molto pesanti, si abbracciano i due, devono rifiatare. Si incrociano i due, ultimi 10 secondi. Vediamo chi... ancora questo destro pesantissimo da parte di Caravello. E fine della terza ed ultima ripresa, fine del match. I colpi, il destro di Caravello davvero, davvero devastante. Si prepari, angolo rosso, si vuole Nicola, all'angolo blu Esposito Luigi. Ricordiamo che qua siamo nella 81 kg. Teniamo i giudici, il loro verdetto. Vince Aldo Rosso Caravello. E vince Caravello Domenico della Muay Thai Palermo.